Salamusa ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Zanatos e oggi andremo a parlare di un piccolo progetto fai da te che mi ha fatto risparmiare davvero tanti tanti soldi. L'oggetto che ho realizzato è una lightbox softbox che serve per fare delle foto professionali ai prodotti da recensire o anche delle inquadrature come vedete sempre nei miei video, i pan e i tilt. Il tutto mi è costato davvero poco, sono riuscito a realizzarlo con 10 euro che è davvero davvero poco rispetto a una lightbox professionale. È una cosa che mi aiuta davvero tanto con le recensioni o comunque quando devo fare delle foto professionali o comunque carine a degli oggetti che ho in casa e non ho una postazione dove farle al meglio perché c'è sempre troppa luce, poca luce, uno sfondo brutto o cose del genere. Comunque è davvero davvero utile. Per la realizzazione è davvero davvero semplice. Io ho utilizzato un tavolo di legno che non utilizzo, cioè sul quale poggio soltanto oggetti, sotto al quale ovviamente non si trova niente, quindi ho letteralmente utilizzato un angolo di questo tavolo per ottenere qualcosa di più utile. Quello che ho fatto è molto semplice. Ho comprato delle lampadine a luce bianca, ne ho comprate due, anche se ne uso soltanto una per adesso, del cartoncino nero per fare il fondo fotografico e del foamboard che non saprei come si può definire in italiano. Io ho trovato la parola spuma plastica, che è una sorta di polistirolo che si utilizza per decorare casa. Il bello di questa specie di polistirolo è che riflette benissimo la luce e in maniera del tutto omogenea, e questo rende perfetti gli scatti. Con un po' di abilità e una buona reflex, ragazzi, si ottengono veramente degli ottimi prodotti finali. Come fondale fotografico potete sbizzarrirvi per i colori, ovviamente dovrete stare molto attenti perché un colore come per esempio il giallo riflette tantissimo, ma proprio tanto di più la luce in maniera più gialla, e questo può andare a compromettere il vostro prodotto finale, mettendo le scritte più bianche, le componenti più bianche degli oggetti completamente in giallo e forse rendendo anche l'effetto un po' brutto, appunto. Per quanto riguarda la realizzazione, potete fruire di Amazon per ottenere una grossa parte di questi prodotti, oppure potete andare dal vostro ferramenta di fiducia, comunque negozi tipo Brico e cose del genere, per ottenere tutti i prodotti che vi servono. È davvero facile da fare e molto divertente. Come collanti ho utilizzato un nastro biadesivo comprato in un negozio di cinesi, quindi veramente 90 centesimi, forse 80 centesimi, adesso non mi ricordo, è della Vinavil, colla vinilica generica, quella rossa e bianca che trovate in tutti i negozi per 1,50 euro, 2 euro l'intera confezione. Se avete visto il mio video precedente e se non l'avete fatto siete davvero delle brutte persone, avete già notato che utilizzo questa lightbox softbox per fare le mie inquadrature pan tilt e le foto promozionali dei prodotti. Spero davvero tanto che questo mi aiuti a migliorare la qualità del canale, così come per esempio i callouts che metto in basso, i callout sui prodotti e altre cose del genere, che secondo me in un canale di recensioni come il mio sono il top. Io le trovo veramente utili e fighe. Uno dei problemi principali con cui potreste venire a confrontarvi quando utilizzate la softbox, lightbox, è che magari i prodotti sono troppo in basso rispetto alla deflezione della luce. Per questo io utilizzo letteralmente il cartone di imballaggio del monitor alle mie spalle per alzare i prodotti insieme ad un carrellino che metto sotto al coso di cartone per ottenere letteralmente uno spessore che avvicini alle pareti di deflessione fatte con la foamboard e l'oggetto, e che quindi lo renda più illuminato e meglio visibile durante le foto. Gli scatti sono davvero davvero fighi. Ci sono dei consigli tecnici che vi posso dare, ovvero piazzate un pezzo di foamboard in alto e uno al lato, ma non dietro l'oggetto, perché sennò la luce sarà troppo forte, almeno per quello che ho provato io mi è uscita troppo forte. Per il cartoncino potete sbizzarrirvi, io utilizzo il nero semplicemente perché il nero con le luci bianche crea del grigio che fa un ottimo contrasto anche con gli oggetti neri, e la cosa mi è sempre piaciuta. Per questo video sulla lightbox softbox penso che sia davvero tutto, io spero che voi riusciate a replicare quanto ho fatto io, perché io mi sono divertito davvero tanto e adesso ho qualcosa che mi serve per il mio hobby di parlare di tecnologia qui su questo canale. Per adesso non mi resta che dirvi Salanusa e aspettarvi al prossimo video che sarà molto interessante e lo vedrete lunedì alle 14. Salanusa!